Quindi volevo fare un commento anche sulla scelta che è stata fatta di aprire un dibattito su questo argomento, no? Perché siamo a discutere un ordine del giorno, come è stato ricordato prima, che è improprio per quest'Aula, non appartiene infatti alle prerogative del Consiglio entrare nelle scelte dei suoi componenti. Infatti questo organismo non può fare neanche nulla e vorremmo anche vedere che così non fosse in merito a queste decisioni. Ma lo accettiamo, e parlo anche per il mio gruppo, perché si dimostra l'ennesimo autogol, dal mio punto di vista, per il Partito Democratico. Perché? Perché grazie a questo DG, Simone Pelloni, e spero che nella replica sia meno emozionato, perché non l'ho mai sentito così emozionato come stasera, ha un'ulteriore e importante occasione pubblica per fare campagna elettorale, visibile anche su un social così importante come YouTube, perché la seduta è registrata, è video che verrà condiviso e visualizzato a pochi giorni dalle elezioni, che saranno domenica. Quindi invitiamo il sindaco e invito il sindaco a sfruttare al meglio questa occasione. Per conto del mio gruppo ho tre cose, tre puntualizzazioni da fare. Uno, primo, che anche Bonaccini ci ha fatto un regalo. Quando i rappresentanti delle liste civiche regionali sono andati da lui a chiedergli un appoggio sui punti che in assemblea civica avevamo condiviso, l'assemblea di tutte le liste civiche, si è detto dispiaciuto della proposta, ma costretto a respingere alcune condizioni che però per noi erano imprescindibili, e quindi ha dovuto declinare la possibilità di avere l'appoggio delle civiche, gettandoci in braccio alla Borgonzoni, che invece ha accolto subito ogni punto, ma anche ogni virgola, del nostro documento e del nostro programma. Secondo, anche grazie quindi al PD e grazie a Bonaccini, siamo quindi a confermare che questa maggioranza è una squadra unita, sia nel comune di Vignola, sia nel gruppo che si sta apprestando a conquistare la regione. Io penso personalmente che Simone riceverà tantissimi voti, perché oltre che una persona seria e capace, è un bravissimo sindaco, e questo non è riconosciuto soltanto da Marco Sirotti, ma da tante persone, sia di centrodestra, ma anche tante, tante di centrosinistra. Quindi la giunta, no, se domattina infatti ci fossero le elezioni a Vignola, indipendentemente dalla scelta, io ho un'idea precisa, la giunta, noi siamo già pronti, perché la giunta ha dimostrato di essere un gruppo di persone valide, competenti, capaci, nonché coese. Quindi ognuno di loro che adesso sta seduto lì potrebbe presentarsi all'elettorato come candidato sindaco per proseguire il lavoro svolto fino ad ora, con un plus. Quale potrebbe essere il plus? È quello di cui parlava Simone prima, cioè una regione governata dal centrodestra con un consigliere del territorio che possa velocemente portare al presidente della giunta le istanze del territorio vignolese. Uno o forse due, e questo è il terzo punto, perché come civici abbiamo candidato un esponente del gruppo di Marano, Alessandro Pignatti, del gruppo civico nel Consiglio Comunale di Marano, che dopo le incomprensioni avute in campagna elettorale con la Lega, oggi si ritrova nella famiglia delle liste civiche che appoggiano il centrodestra. Altro regalo importante che abbiamo avuto in questa storica campagna elettorale. Insomma, tantissimi regali abbiamo avuto, in pochi mesi ce ne manca solo uno, e che spero di scartare domenica prossima. Altri interventi? Valmore. Ma dico due parole anch'io, anche se effettivamente non ce ne sarebbe bisogno, perché Marco mi ha già anticipato su tanti argomenti. Perché Simone è stato chiamato dal suo partito a rappresentare il partito, andare in regione, sfruttando la sua esperienza e le sue capacità.
è un suo diritto andarci e noi come amministrazione comunale di Vignola direi che abbiamo dimostrato, anche se spesso ci è stato detto che siamo degli incompetenti, però abbiamo dimostrato molto spesso di fare i lavori e farli bene. Il sentore che abbiamo a Vignola nella cittadinanza ci dice questo qua, che questa giunta, questa amministrazione ha lavorato bene e quindi siamo in grado, come ha detto lo stesso Marco, di poter governare ancora, anche se Simone andrà a fare consigliere regionale. E il Simone che va a fare consigliere regionale ci consiglierà e ci aiuterà ad amministrare questo comune ancora meglio. Io faccio gli auguri a Simone che possa andare in consiglio regionale come vincitore, e che anche perché vuol dire che la Lega ha vinto anche in Emilia Romagna. Grazie. Altri interventi? Smeraldi. Non era mia intenzione intervenire perché condivido alcune delle perplessità che ha sollevato inizio seduta il presidente Graziano Fiorini. Sono costretto a intervenire dopo gli interventi di Marco Sirotti e di Enrico Valmori. Enrico Valmori me la cavo in pochi secondi, nel senso che Enrico, che di solito è una persona franca e che dice quello che pensa, stasera non l'ha detto, perché lui è tra quelli che sicuramente non è contento di questa scelta di Simone Pelloni. Quello che diceva Marco è un po' più complesso. Partiamo dalle liste civiche, da queste liste civiche di cui parla lui, che a livello modenese sono ben poca cosa rispetto alle liste civiche che non hanno aderito al percorso a favore della Borgonzoni. Spiego ai cittadini. All'origine c'era un solo gruppo di liste civiche nella provincia di Modena che si chiamava Uniamoci, che poi si è spaccato perché sono uscite da questo gruppo alcune liste, Vignola, Carpi, Novi, Castelfranco, Zocca, e mi ricordo qualcun altro, che erano il grosso di Uniamoci. Sono rimasti in Uniamoci alcune liste di montagne, comunque di comuni molto piccoli. Perché siamo usciti noi? Perché la deriva che aveva preso Uniamoci non era una deriva civica, ma una deriva decisamente di centrodestra, da noi non condivisa. E il discorso di Marano. Ha dimenticato Marco Sirotti di dire che la richiesta da parte di queste fantomatiche liste civiche a favore della Borgonzoni di una candidatura è stata fatta prima di tutto all'ex candidato sindaco di Marano, a Stefano Baldaccini, che ha detto no grazie, così come aveva detto no grazie alla Lega al momento delle elezioni, quando furono fatte delle pressioni esagerate, uso questo termine che è un eufemismo, per far sì che i civici non si presentassero, si presentassero con la Lega. Stefano ha detto di no, coerentemente con la sua storia, voterà una lista, la lista del presidente Bonaccini. E allora cosa ha fatto Marco Sirotti? Ha chiesto la disponibilità all'altro consigliere comunale, Alessandro Pignatti, che è un ragazzo molto giovane, che è sempre stato decisamente non di centrodestra ma di destra, il quale ovviamente ha detto di sì, lusingato da questa proposta senza capire bene a cosa va incontro. L'altro aspetto che lascia perplesso nel discorso di Marco è quello relativo alla giunta, nel senso che lui dice c'è una giunta fatta di persone che sarebbero in grado di fare tutte quante il sindaco. Io credo che il problema della Lega sia proprio quello di trovare, in caso di elezione di Simone Pelloni, un candidato sindaco vignolese in grado di affrontare la prossima campagna elettorale. Vedo che mi guardi intensamente Tullio Ori, perché la pensa come me sostanzialmente. Per il resto credo che le cose più corrette e più accettabili le abbia dette Simone Pelloni. Credo che sia stato e sia suo diritto fare questa scelta, come diceva prima Enzo, è una scelta che è assolutamente rispettabile, e anche il suo discorso è stato un discorso molto serio, soprattutto quello sulla parte relativa all'alternanza. Anch'io ho sempre pensato che in democrazia l'alternanza sia un elemento fondamentale, altrimenti non c'è democrazia. Purtroppo io credo che l'alternanza proposta in Emilia Romagna non sia adeguata, questo è un altro discorso, però i principi sono quelli. Poi dissento, ma questo non è, credo,
oggetto del dibattito di stasera, sul quadro che ha fatto di Vignola il sindaco, cioè sull'attività di manutenzione che poi diventerà qualcosa di più, perché non mi pare ad esempio sulla stazione che la via sia stata intrapresa in modo questo modo, e neanche sul PUG, nuovi strumenti urbanistici, nel senso che sicuramente le amministrazioni precedenti avranno fatto poco, ma l'attuale amministrazione su questo discorso non ha fatto ancora assolutamente nulla, perché la regione ha fatto una legge regionale, ma l'amministrazione di Vignola, come peraltro le altre, l'Unione Italiana di Castello, non hanno ancora fatto nulla. Altri interventi? Allora, cioè, in teoria, cioè, si potrebbe fare per la dichiarazione di voto, ma non è previsto nessun voto qua. No, però se vuoi chiedere la parola per fatto personale, però un minuto. Non lo so, l'hai citato, non lo so. L'hai citato, se lui non ti cita. No, allora andiamo avanti. Allora, se non Tullio Ori. Buonasera a tutti, intanto volevo fare le congratulazioni a Simone per la scelta che ha fatto, perché secondo me ne avremmo molto bisogno tutta la collettività. E mi dispiace contraddirti, Mauro, ma non sono assolutamente d'accordo con te, perché Simone ha fatto la scelta giusta. E l'altra scontraddizione è quella di Baldaccini, perché ha proprio parlato con me prima di parlare con tutti gli altri, che lui è rimasto soddisfatto, diciamo così, delle ideologie che c'erano nel programma della Lucia e aveva deciso di appoggiarla. Dunque forse era stato in un'elezione precedente, non sicuramente questa volta. Allora, se non ci sono altri interventi, dopo non passerò più la parola a nessuno, Do la parola al sindaco che risponde al consigliere Pesci, che ringrazio per la sua sincerità quando ha detto sono stato. Prego sindaco, se vuoi rispondere. Assessori, volevo parlare. Ci sono gli interventi da parte degli assessori? Allora, vice sindaco Pasini, prego. Non avevo visto. Prego. Grazie presidente, buonasera al pubblico. Volevo solo intanto dire che quando Simone mi ha parlato della sua prospettiva di una potenziale candidatura fin dall'inizio, io gli ho detto che avrebbe fatto assolutamente bene, una persona giovane, una persona capace. Ha dimostrato davvero di essere dalla parte buona delle persone che si vogliono occupare della comunità e lo sa fare, lo sta facendo, lo ha dimostrato, quindi credo che abbia tutte le caratteristiche per andare avanti, anzi io gli auguro una rosea carriera, un futuro davvero importante in politica, perché di persone come Simone Pelloni ce n'è bisogno. Ne ha bisogno Vignola, ne ha bisogno questo territorio, ne abbiamo bisogno tutti. Poi ci sono le differenze, i partiti ovviamente, e quindi lo scontro anche a volte verbale, a volte anche pesante, però Simone ha dimostrato di avere una linea, ce l'ha fin dalle prime esperienze che ha fatto, era vice sindaco prima di me qui a Vignola con l'amministrazione di Mauro Smeraldi. Credo che abbia dimostrato di avere un coraggio e una capacità di ribaltare una situazione, e lo ha saputo fare e ha vinto le elezioni quando si è presentato all'elettorato. Quindi credo che questo non sia una cosa alla portata di tutti. Io penso proprio assolutamente di no, anzi. E quindi io ho avuto anche piacere di aver accettato l'incarico che Simone mi ha dato, vice sindaco, una fiducia che ha riposto in me, una fiducia importante. Io ho fatto tutto quello che, e sto facendo quello che sono in grado di fare. Non sono vignolese doc, lavoro a Vignola però da tanto tempo, frequento Vignola. Ho fatto per tanti anni l'amministratore. E credo di poter dire che so come funziona una macchina comunale, so come si gestisce un'amministrazione. Quindi posso dire sicuramente che l'amministrazione del Comune di Vignola è sotto controllo. I risultati, anche se qualcuno non li vuole riconoscere, sono evidenti, sono anche nei dati, che sono anche pubblici, negli atti.
dell'amministrazione, quindi credo che questo ne vada preso atto e che assolutamente la situazione sia sotto controllo e che quindi non c'è un pericolo di perderlo questo controllo. Anzi, ringrazio le attestazioni di stima, ne approfitto di questo intervento per le attestazioni di stima di Marco Sirotti, di Valmori, di tutti quelli che hanno detto, insomma, anche del sindaco stesso che ha detto nel suo intervento iniziale che gli assessori che rimangono, se viene eletto, io gli auguro, appunto, io so che sarà eletto, gli assessori che rimangono dovranno impegnarsi di più per cercare, per portare avanti il periodo di transizione. Poi ci saranno le elezioni prima del tempo, prima della scadenza naturale di questa consigliatura, quindi credo che chi ha molto a cuore, vedo c'è una buona partecipazione politica a Vignola e questo fa piacere, lo dico davvero senza ipocrisia, perché credo che sia giusto che molte persone si occupino della vita pubblica. Questa è un'esperienza che dovrebbero fare tutti i cittadini, dovremmo farla, dovremmo poterla fare tutti, perché credo che da quando si sta un po' da questa parte della barricata ovviamente si assume una capacità di critica e soprattutto si conosce.